Grazie, buonasera e benvenuti a Barracuda, il programma che è basato su una novella di Chekhov. Io sono Daniele Luttazzi, il vostro ospite per questa sera. Sono in gran forma e sono molto molto felice grazie alle medicine che ho preso un attimo prima di entrare. La prima notizia della settimana è il grande successo a Milano del corteo di solidarietà con gli immigrati voluto dai sindacati confederali. Non dimentichiamo che anche il popolo italiano è un popolo di emigranti. Gli Schillaci, i Vialli, i Ravanelli, non dimentichiamo. Al corteo, questo è il grande assente, al corteo mancava il sindaco Albertini. Berlusconi non l'aveva avvisato, lui non ne sapeva niente, quindi ha detto ok, non ci va. Massimo D'Alema, Presidente del Consiglio, visita a Mosca di Massimo D'Alema. D'Alema non ha visto Boris Yeltsin. Yeltsin ha visto due D'Alema. Ho una notizia incresciosa, sicuramente avete letto sui giornali. All'Università di Firenze uno studente è morto durante una sessione di esami. Gli esami però sono continuati lo stesso. Gli studenti allora hanno protestato. Stupore dei professori. Uno di loro ha commentato: è morto uno studente durante gli esami? Ah, il vecchio trucco. Notizia politica, perché Prodi, Di Pietro e i sindaci hanno creato un nuovo partito? È semplice, si sono guardati in giro e hanno visto che non ce n'erano abbastanza. Ne creiamo uno noi. Avete sentito questa scossa? Avete sentito questa scossa? Questa piccola scossa? Sapete cos'era? È Prodi che ha fatto fare un nuovo passo avanti al nostro paese. Cinema, Maria Grazia Cucinotta farà una particina nel nuovo film di James Bond, 5 minuti mozzafiato. Nel copione originale la Cucinotta doveva farsi rotolare un sigaro sulla coscia prima di darlo al cattivo di turno. Ora invece gli offre direttamente l'intera scatola di Havana. È più facile da recitare. E per finire vediamo notizia dall'America. Come sapete, Bill Clinton assolto finalmente dalle sue accuse. L'Iraq tira un sospiro di sollievo. Clinton ha imparato la lezione, dovrà stare più attento, non come l'ultima volta. Stavano facendo l'amore sul tavolo della stanza ovale e accidentalmente Clinton ha faxato il suo sedere al quartiere generale della NATO. Restate con noi, questa sera abbiamo un grande show, grandi ospiti sono venuti a trovarci, non sappiamo bene perché. Comunque, sono con noi questa sera Giuliano Ferrara, Adolf Hitler, Yaya Forte, Cesare Ragazzi e Morgan dei Blu Vertigo. E ora un bel applauso al Barracuda Combo, diretto dal maestro Vince Tempera. Sono molto affezionato, come sapete, questi due pesciolini si chiamano Pete e Alleluia. Me li regalò una mia ex fidanzata. Mi piaceva molto la sua ingenuità. Un giorno le chiedo: potessi darmi un bacio? E lei mi dice: beh, devi darmi il tempo di pensarci su, Daniele, in fondo non ci conosciamo che da un anno. E io le dico: ma è questo quello che l'amore significa per te? Anguste, piccole, meschine convenzioni borghesi, assurde barriere che tengono separati due cuori che si amano, ti credevo più fine di così. E lei mi dice: beh, Daniele, vedi, il fatto è che non sono quel tipo di ragazza. Inoltre mia madre ha detto che non devo farlo. Fra l'altro l'erba è bagnata e comunque 10.000 lire non bastano. Era un'ingenua. Allora io cosa ho fatto? Le ho dato 100.000 lire, abbiamo fatto l'amore e lei mi ha dato 98 di resto. Ho qui dando la lista dei 5 fatti poco noti. Come sapete, renderanno più interessante il calcio inaugurando nuove regole, amplieranno le porte, faranno battere il fuori col piede dei calciatori, eccetera. Ho qui una lista delle 5 idee per rendere il calcio ancora più interessante. Il portiere può usare una matta da baseball. Sarà obbligatorio lasciare i feriti sul campo. I calciatori dovranno giocare bendati. In caso di pareggio l'incontro viene deciso da uno scontro fra le tifoserie. E la prima idea per rendere il calcio più interessante: videocamera dentro il pallone.
Quest'ultima idea è un po' presa dalla Formula 1, ci sono sempre le telecamerine su una macchina che sta correndo, uno vede la gara, no, dall'interno, ha una visione un po' più da vicino della gara. Questa cosa accadrà nel calcio, la videocamera sarà dentro il pallone, così potrà avere una persona, uno spettatore, potrà avere una visione più dall'interno della gara. Più o meno l'effetto sarà questo, credo, sì. Bene, il primo ospite di questa sera è un uomo grande, 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 che però dirige un giornale piccolo, 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 solo un foglio, Giuliano Ferrara. Buonasera, dottor Ferrara, è un piacere averla qui, sono molto anche contento. Anche per me. La ringrazio. Io la seguo da diverso tempo, devo dire la verità, mi piaceva moltissimo quando lei interveniva, credo in un lontano TG2, a spiegare i fatti della politica italiana. Sì. E trovo degli interventi sempre molto, come dire... Come mai così gentile? Lucidi e chiarificatori, perché è quello che pensi. Grazie, è quello che pensi. Grazie. Recentemente, qualche mese fa... Lei non mi ha smentito, nel senso che io l'ho vista da Gad Lerner e lei ha anticipato un po' tutto quello che sarebbe accaduto di qui a poco, di lì a poco, diciamo, nella politica italiana, cioè il fatto che avrebbero scivolato Prodi e c'era questa cosa. E la cosa mi ha sbalordito. Una cosa che mi piacerebbe chiedere adesso è, ci parli dei prossimi 6 mesi della politica italiana, perché sicuramente accadranno, ne sono convinto. I 6 mesi ci saranno? Sì, i prossimi... I 6 mesi saranno. Beh, sarà eletto un Presidente della Repubblica, forse un uomo della nomenclatura, uno... che scalda la sedia per 7 anni, forse sulla base di un patto tra l'opposizione e la maggioranza, insomma tra Berlusconi e D'Alema, una crostata, ma stavolta venuta bene. Fanno un patto? No, dico forse, forse. Forse invece un Presidente della Repubblica che non stia lì per 7 anni a fare dei discorsi pomposi e incomprensibili al Paese. Un Presidente della Repubblica che si ponga come obiettivo quello di fare queste famose riforme, no? E secondo lei il candidato più probabile alla Presidenza, a tutt'oggi, chi è? Ma se è per fare un'operazione politica netta, cioè fare le riforme, varare il presidenzialismo, quindi poi dimettersi e fare eleggere il Presidente della Repubblica direttamente dal popolo... Forse il candidato politicamente più giusto è D'Alema, dipende, ecco, dipende se però questo patto c'è ed è chiaro. Altrimenti i candidati sciue sono tanti, la signora Ministro dell'Interno, il signor Presidente del Senato, sono candidati ottimi, tutti rispettabili, tutti... Lei ha un candidato in particolare che preferirebbe, lei chi vorrebbe come... Ma io chi vorrei... No, non ho un candidato che preferirei in particolare, no. Gianni Letta mi andrebbe bene, ma insomma sì. La riforma elettorale, ci sono varie proposte per fare una nuova legge che organizzi meglio questa materia un po' incandescente. Gli schieramenti sono un po' divisi. Io leggo sui giornali le varie formule, il doppio turno, singolo. Io sinceramente non ci capisco niente, sono è complicatissimo. Sono tutte sciocchezze, sono nuvole di polvere, polveroni, grandi polveroni, alzati da una politica estenuata, disfatta. L'idea che ci sia un ingorgo istituzionale è una cosa così, tanto per parlare del nulla in modo rigoroso e scientifico e politologico. Non c'è nessun ingorgo istituzionale, non ha nessuna importanza se il referendum si fa 3 settimane prima o 3 settimane dopo, non ha nessuna importanza il doppio turno o il monoturno. L'unica cosa importante è che al Quirinale ci sia un uomo che, quando gli italiani votano e scelgono chi li deve governare, se questa persona viene sbalzata di sella dal Parlamento, riporta gli italiani a votare, perché la sovranità, c'è scritto nella Costituzione, appartiene al popolo. Se non c'è questo, non c'è riforma elettorale che salvaguardi la possibilità degli italiani di scegliersi chi governa. Quindi lei un giudizio su Scalfaro, diciamo, l'ha già dato prima. Sì, secondo me l'ingorgo istituzionale ha un nome, Scalfaro. Questo nuovo movimento o partito promosso da Prodi, Di Pietro e i sindaci, un suo giudizio su questa manovra, diciamo? Prodi si è arrabbiato per come lo hanno defenestrato e quindi aveva 2 strade. Una, rimanere nelle braccia di coloro che lo avevano preso e buttato dalla finestra di Palazzo Chigi, aspettando che gli dessero un posto che tra l'altro non era nella loro disponibilità, quello di Presidente della Commissione Europea. Ha rifiutato questa strada, che era quella di un decoroso pensionamento in attesa di chissà che cosa, e ha preso un'altra strada, piuttosto dura e seria, quella di dire: l'Ulivo sono io, il Presidente del Consiglio votato dagli elettori ero io e tornerò ad essere io il candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni politiche. Ve lo dimostro facendo un partito con l'ex magistrato Di Pietro
e con i sindaci, che prenderà le prossime europee il 10%, distruggerà tutti quelli che sono alla destra, diciamo sul versante moderato del centro-sinistra, e mi lascerà a tu per tu solo con D'Alema. E allora dirò a D'Alema: caro D'Alema, devi fare i conti con me. Che poi questo riesca. Secondo Ferrara, esatto, secondo Giuliano Ferrara accadrà questo? Ecco, che poi riesca a farlo, questo è tutto un altro discorso. Bisogna che non faccia così troppo il burocrate, il rutiniero, che non si sieda troppo sui suoi primi successi, sui primi sondaggi. Tenere insieme i sindaci e quel mastino di Antonio Di Pietro è una cosa difficile. Dice mastino quasi con astio. No, lo dico con, anzi, nel dire mastino c'è l'unico riconoscimento che faccio a Di Pietro, diciamo, di tenuta psicologica e caratteriale. Sì. Di Pietro è quello che si dice un uomo forte. Sì. Quindi si prospetta uno scenario interessante, tutto sommato. Lo spero, io della politica amo quasi esclusivamente l'elemento del duello, tutto il resto mi annoia. Perfetto. E una domanda personale, io l'ho incontrata, prego, non ci conoscevamo ovviamente, l'ho incontrata a Roma in un vicolo lì, in via della Scrofa più o meno. E io, è riuscito a passare? Esatto, ho fatto il medico e quindi mi sono preoccupato perché ho avuto come l'impressione che lei mi venisse incontro a diverse direzioni contemporaneamente. Sì. E quindi detto, è una cosa impressionante, quindi mi sono sinceramente preoccupato. E domande di tipo medico che vorrei farle. Innanzitutto, lei quanto pesa? 175 tre settimane fa, ma devo aver preso 2-3 kg nel frattempo. Perché è tantissimo, dopodiché io dico, cioè una vita dipende, privata. Dipende. Le assicuro, è tantissimo. Ma no, non è vero. Il rapporto peso altezza, sì. Però. Guardi, io fatico molto, ma potrei sostenere ancora 20-30 kg tranquillamente. Ci è arrivato? Cioè, vuol dire, è dimagrito? Poi, naturalmente, uno può schiattare sotto il peso. Per questo, cioè io penso al povero cuore affaticato, cioè è un po'. Il cuore affaticato, effettivamente, ho anche delle aritmie. Ecco. Però, insomma, in qualche modo, alla fine. Durante la giornata. L'inevitabile accade anche ai magri. Il più tardi possibile, speriamo, giusto? Certo. Io mi sto toccando in questo momento. Ma okay, l'inevitabile accade. Ok, d'accordo. Anche ai magri. Diciamo, il suo stile di vita è abbastanza rigoroso, nel senso che lei adesso. Il stile di vita è rigorosissimo. Si attiene a una certa dieta, per dire. Sì, non sì. Fuma. Uova al bacon la mattina. Mamma mia, uova al bacon? Sì, okay. Un bel pranzo. Quante uova? Una volta ne prendevo due, sì. Ed ero convinto che non si potesse assolutamente mangiare più di due uova. Poi ho provato con tre. Beh, tre è meglio. E poi niente. Non fuma, fuma però, sì. Sì, ogni tanto vedo che fuma dei sigari anche. Fumo dei sigari toscani e sono disperato perché purtroppo non li sanno più fare. Non so, c'è qualcosa col tabacco, li fanno chiari, un po' secchi, una volta erano meravigliosi. Per esempio, come si allaccia le scarpe? Dunque, tiro su la gamba, glielo faccio vedere, sì, guarda. Sì. Tiro su la gamba destra così, sì. E poi mi piego, sì. E posso operare tranquillamente. E poi la rimetto giù. E in bagno, per esempio, quando va ad efficacia. Per fare la pipì? Sono problemi. Pipì o popò, number one o number two? Number one e number siccome two. Lei è un po' il David Letterman italiano. Number one e number two. Dunque, number two è ovvio, c'è una tazza che, diciamo, non pone problemi. Perché lui dice, non si vede in realtà e quindi. No, no, come sarebbe a dire? Sì, no, no, si la tazza si vede. Sì. E per number one, beh, è abbastanza semplice, insomma, Ho solo da sollevare un po' il ventre, vabbè, insomma, è un'operazione meccanica. Qualche anno fa lei conduceva un programma televisivo, Lezioni d'amore. Sì. Molto bello, eccetera. Tutto molto basato però sui sentimenti. E credo che la domanda. No, che sentimenti? Era un programma tutto sulle perversioni. Sulle perversioni, però. Era un programma come dire, non si entrava sull'aspetto meccanico che magari in quel momento allo spettatore medio italiano nel quale io mi identificavo. Ma quello è un problema solo per la posizione missionaria, che è una posizione esatto. Fuori moda. Lei come fa a fare l'amore? No, dico, la missionaria è fuori moda. Fuori moda. Beh, adesso se vuole che entri in particolari, sì, in potrebbe dettagli. Essere, sì, perché uno se lo chiede, dice, come può succedere? Lei ha presente. Non è una proposta, ovviamente, mi chiedo così. No. Lei ha presente il Buddha? Sì. Ecco, la divina pinguedine? Sì. Ecco. Cosa vuole? Che non si possa fare l'amore essendo grassi? Sarebbe una cosa assurda, no? Uno può avere poca fantasia, magari. Addirittura agli dèi abbiamo attribuito la grassezza. No, e il Cupido non è grasso anche lui, c'ha un bel ventre prominente e scocca la freccia dell'amore. Adesso io il Kama Sutra di Giuliano Ferrara non glielo posso fare. Però potrebbe essere molto interessante. Potrebbe sì, essere molto interessante. Ma anche molto imbarazzante. Il Kama Sutra. Oddio, è un programma, è una trasmissione disinvolta, però. Sì. Insomma, così a è troppo. Punto. No, non so. Se... Non so. Se lei ha a la voi forza potrebbe, di potrebbe insistere. Potrebbe piacere qualche. Sì? Sì, sì. È un pubblico abituato al trash televisivo, quindi abbiamo.
È un pubblico giovane e pulito che però ha bisogno di essere riempito col nostro speciale veleno, diciamo. Comunque non è un gran problema, perché sa, la politica, insomma, meglio comandare che fottere, lei lo sa questo. Dicono i siciliani, e questo è vero. E una cosa, lei gioca a qualche hobby sportivo, diciamo, ha giocato? Sì, oppure io dunque vado a cavallo, come lei sa. Lei va a cavallo? Con piacere del cavallo. Con grande piacere del cavallo. Naturalmente non sono dei pony, sono dei cavalli maremmani mastodontici. Certo. Io ho calcolato che un guerriero medievale con la sua armatura d'acciaio, eccetera, più o meno faceva il mio peso, magari un po' meno, ma insomma. E quindi posso andare a cavallo. Poi la cavalla è buona, è simpatica, si chiama Zagara, è molto carina. Poi vado a vela. Ecco. La barca mi sostiene più volentieri del cavallo. E è un catch, una barca pesante, solida, di 8 tonnellate. Naturalmente... Fa contratti, va anche all'estero, diciamo, in barca, oppure... Sì, vado in giro. In giro. Sì. Basket ha mai giocato? No, da piccolo facevo l'arbitro a scuola delle partite di basket, sì. Perché, lo chiedo perché... No, ho fatto un po', sì. Tipo, insomma, un po' così. Sì, quella cosa, però poco. Lo chiedo perché invece il mio sport preferito è alla sera, per distrarmi dopo questo programma, in genere vado a giocare a basket, facciamo degli incontri interessanti, anche delle sfide simpaticissime, come si può vedere da questo filmato. Sì. Come hai visto, ho battuto il mio avversario con un piccolo stratagemma che ho imparato, cioè sì. È possibile far partire un uovo lasciando cadere un pallone da basket sul quale è stato ottenuto l'uovo in questa maniera. Vorrei provare, perché magari uno non ci chiede, pensa che è stato un effetto tecnico, cinematografico, invece no. Se mi può seguire, facciamo questa cosa dal vivo. E vediamo come funziona, perché è realmente interessante, secondo me. In questo modo, vede, basta tenere l'uovo in questo modo, così, ecco, lasciare cadere il pallone e l'uovo schizza via. Attenzione, perché è imprevedibile, non sa dove va, attenzione. Piacerebbe che provasse anche lei, perché è semplicissimo. È semplicissimo, basta tenere così, esatto, appoggiare questa cosa, così, esatto, e lasciarlo cadere all'unisono. Vabbè, ok. Ok, è perché ha rimbalzato sul coso e mi dispiace. La ringrazio di essere con noi questa sera. Mi dispiace di non essere riuscito. Alla prossima. Giuliano Ferrara. Arrivederci. Bene, ci vediamo dopo la pubblicità, se non durante. Abbiamo qui 5 foto relative a fatti d'attualità accaduti questa settimana. La prima foto al protagonista Massimo D'Alema. Massimo D'Alema è stato in Russia, come sapete, il suo aereo è stato tamponato all'aeroporto da un aereo sovietico che gli ha staccato un'ala. È la prima volta che mi capita, ha detto il pilota dell'aereo Boris Yeltsin. Questa è la seconda foto, vediamo il ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer. Berlinguer ha ribadito la necessità di una riforma della scuola italiana. Giusto. È bene che i giovani sappiano leggere cosa scrivono nei loro graffiti. Trovo che sia giusto. Questo invece, come vedete, è Antonio Di Pietro, che a sorpresa questa settimana si è schierato a favore dei writers metropolitani, cioè i graffittari. I graffiti sono nota di colore nel grigiore delle nostre città, ha detto Di Pietro. L'unica cosa che non condivido sono le parolacce che scrivono sui cessi, sui muri dei cessi. A Di Pietro piacciono di più le figure. È questo. Questo invece è Bill Clinton. Bill Clinton ha rivelato perché gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iraq. A Clinton non piace il modo in cui l'Iraq è diviso in sillabe. E per finire, questo è il ministro degli esteri Lamberto Dini, ha un piano per porre fine alla guerra in Kosovo. È un piano così complicato che l'hanno capito solo 2 persone al mondo, e nessuna delle due è Lamberto Dini.
secondo ospite di questa sera, una giovane attrice di culto per la nuova cinematografia e il nuovo teatro italiano. È con noi Yaya Forte. Grazie Yaya di essere qui con noi questa sera, ben arrivata, come stai? Bene. Da dove vieni di bello? Da Roma. Una giovane attrice di culto, quindi magari non tutti da casa ti conoscono. Vogliamo ricordare alcuni dei film che hai fatto? Hai lavorato con Papi Corsicato nel cinema? Sì, hai fatto Libera, Buchi Neri, film, I Vesuviani. Oltre ai compagni Corsicato, con chi altri hai lavorato? Con Nichetti, con Martone. Con Nichetti cosa hai fatto? L'una e l'altra, molto bello anche questo. E con Martone? Con Martone. Recentemente questo? Sì, Teatro di Guerra, sempre film. Sempre film molto, molto... molto impegnati, diciamo. Sostanziosi, eccetera. Come ti trovi a lavorare con questi giovani registi? Bene, benissimo. Il problema è che i film impegnati sono anche a basso costo, per cui diciamo ne risente un po' il budget familiare, però poi sono le cose che mi piacciono, per cui mi trovo benissimo. Daniele, sono terrorizzata da quello che mi puoi chiedere. Sì. No, perché dopo l'ultima intervista che ho visto Alessia Merz, cellulite, mestruazioni, c'ho proprio il terrore che mi hai preso di me. No, devi stare tranquilla. No, sulla cellulite mi viene un'ansia. Sulla cellulite ti viene un'ansia? Un po' sì. Tu hai cellulite? Però tutte le donne dicono che anche quelle magrissime ce l'hanno sempre un po'. No, Alessia Merz non ce l'aveva, devo dire. Veramente? No, sì, lei non ce l'aveva, però. Tu fai qualcosa per combattere. Ho invidiato quel trattamento, non sai come. Mamma mia, se esistesse veramente, benedetto. Sai, a lei ho fatto anche domande tipo, non so, come sono le tue mestruazioni. Lo so, però. È quello, ti giuro, viene. Mi sento male. Sì, il ciclo è regolare. No, mi sento male, Daniele, ti prego. Diciamo che non facciamo questa cosa, dopodiché le tagliamo magari queste domande. Sì, no, ti prego, perché veramente stavo con un'ansia, l'ho trasmessa a tutti. No, perché? No, qui siamo proprio tranquillissimi, tranquilli. E una cosa, tu quindi dici, non si guadagna molto perché sono film a basso costo in realtà, quindi vengono apprezzati molto dai critici, da un pubblico molto selezionato. Sì, molto, però pochissimo pubblico, molto che li apprezza molto, però diciamo è molto... Tu ti spogli tranquillamente al cinema, vedo che quando fai il film ci sono scene di nudo, tranquille, proprio... poi con Corsicato, non si limita solo a farmi nudi, ma a farmi fare i nudi, ma si inoltra in cose abbastanza... Ad esempio, perché magari non tutti hanno visto questi film, ad esempio... il trailer dei Buchi Neri mi ha tormentato per anni, non potevo fare più neanche teatro, facevo Shakespeare e le persone venivano, ma tu eri quella da cui... Cosa si vedeva nel trailer dei Buchi Neri, ricordiamo? C'era un momento in cui praticamente ero molto nervosa, per cui aprivo le gambe e usciva, diciamo, da dentro le gambe del fumo. Sì, del vapore, diciamo. E come avete girato questa scena memorabile? Con la vaporella. Ti ho molto ammirato nella recitazione, sai, in genere si dice sempre, un attore ha il terrore di recitare con animali perché magari sono più spontanei o più fotogenici, magari, eccetera. No, perché è sempre Corsicato che mi fa recitare con le galline. Esatto, hai fatto un film con una gallina, no? E com'è stato recitare con questa gallina? Tremendo, perché... C'era una sola gallina o tante galline, per esempio? No, c'era pure la controfigura, diciamo. Della gallina? Della gallina. E quindi c'era un agente per la gallina e un agente per la controfigura della gallina, che si prendeva la sua... No, ma poi, diciamo, la gallina protagonista era vivacissima, per cui le davano i barbiturici per poter girare le scene. Ogni volta che doveva fare le scene più importanti, più drammatiche, si addormentava completamente, per cui era una tragedia completa. E a questo punto arrivava la controfigura. Che era un po' più tranquilla. Però per me era, io avevo il vero trauma delle galline, per cui... Tu hai un vero trauma, allora Papi Corsicato ti conosce, quindi hai detto facciamo fare un film a Yaya dove lei... No, lui ha il trauma delle galline. Anche lui? Lui ha proprio il trauma, per Ma cui... c'è un virus, che cos'è questa cosa? E adesso invece cosa stai preparando di bello? Ora sempre con Cecchi sto preparando uno spettacolo che è formato da due monologhi. Io faccio Molly Bloom di Joyce. E lui fa Crap di Beckett. E lo reciti in italiano, in napoletano? No, in napoletano. Tu fai il monologo di Molly Bloom, diciamo il finale dell'Ulisse di Joyce. Finale dell'Ulisse di Joyce. In napoletano? In napoletano, un flusso di coscienza, pensieri. Potresti
darci un esempio magari qui di questo monologo, di questo flusso di coscienza di Molly Bloom, il monologo finale in napoletano? E ho iniziato a provare da pochissimo, per cui non mi ricordo. E quindi niente, non ti ricordo. Niente. Allora, niente. Però, una cosa che forse non tutti sanno, possiamo rimediare forse con questo. Qualche anno fa io e te abbiamo fatto qualcosa assieme. Sì. Abbiamo girato un film, sì. Un film della giovane. No, uno dei film appunto impegnati... Della nuova cinematografia italiana. Sì, diciamo, è uno, no? Di quelli che anche ci ha dato... Diciamo quella... Ecco, io questa sera ho fatto una clip, un trailer di questo film. Veramente? Vorrei farlo vedere, se non l'hai mai visto, perché è un film che poi è sparito. Il titolo del film era, il titolo del film era Lombi di passione. Vediamolo. Carla. Marco, deciso. Voglio farmi fare la plastica al seno. No, non devi farlo. Può essere molto pericoloso farci fare una plastica al seno. Una mia amica si è fatta fare una plastica al seno, il chirurgo si è sbagliato, invece del silicone le ha messo dell'elio, adesso la mia amica è in orbita da qualche parte sopra l'Uzbekistan. Ma io pensavo che una plastica al seno potesse rivitalizzare il nostro rapporto. Vabbè, andiamo da un terapeuta matrimoniale. Ma no, ci siamo già stati 5 anni fa e dopo tutta quell'analisi alla fine l'analista ci propose uno scambio di coppia con sua moglie. Oh, beh, questi sono per te. Ah, grazie. Che buon profumo. Sai cosa? Annusare fiori dovrebbe essere considerato osceno. Annusare un fiore è come ficcare il naso dentro gli organi genitali di un'altra specie. Meno male che non ti ho regalato un fumo. Hai la voce soffice e calda. Non solo la voce. Era Lombi di passione, è stata con noi Yaya Forte. Grazie Yaya. Grazie. E apriamo la rubrica della posta di Barracuda. Sera di un bambino di 10 anni che mi chiede, sono un bambino di 10 anni, non mi piace mangiare il pollo, ma mia madre insiste, chi ha ragione? Luca. Beh, caro Luca, devo dirti la verità, ha ragione tua madre. C'è una regola in questi casi, non bisogna mangiare esseri viventi che sono troppo intelligenti. Ora, gli scienziati di recente hanno scoperto che il carciofo è del 22% più intelligente del pollo. Per questo motivo è opportuno mangiare il pollo e non invece mangiare, che so, Renato Dulbecco o Norberto Bobbio. Fra l'altro, voglio dire, se Dio non avesse voluto che noi mangiassimo animali, perché li ha fatti di carne? Mangia il pollo, mangia il pollo. La seconda lettera invece dice, caro Daniele, ti hanno mai rapinato? Sì, è una cosa strana, 2 settimane fa mi hanno rapinato, un furto stranissimo, perché i ladri hanno rubato tutto quanto quello che c'era a casa mia e l'hanno sostituito con repliche esatte. Io loro ho telefonato a un mio amico per dirgli della cosa e lui mi ha detto, ti conosco. La terza lettera invece... viene da Trani, è Franca, che mi chiede, caro Daniele, il progresso medico consente oggi ai chirurghi di trapiantare qualsiasi organo. Perché allora non vengono eseguiti i trapianti di pene? Pochi donatori. Pochi donatori. Il prossimo ospite è un uomo che ha fatto fortuna con un'idea che si è messo in testa, una sola idea. È con noi Cesare Ragazzi. Devo dire, sì, che cos'è questo? Devo dire che lei è in splendida forma, complimenti. Certo. Poi il ritratto della salute, questo è la miglior pubblicità che si possa fare. Bene, no? Emilia, si sta bene. Ah, sì, Bene. E questo che cos'è, mi scusi? È un libro che abbiamo... Ah, un libro molto interessante. Ah, ok, perfetto. Ci spiega un po' qual è la sua idea meravigliosa. Tutti sanno più o meno di cosa si tratta, no? Ma la mia idea meravigliosa è nata da un mio problema estetico, che mi mancavano i capelli. Uh-huh. Vuol dire allora, che questi non sono i suoi veri capelli? No, sono miei perché li ho pagati. Sì. Cioè dai miei capelli. Allora con professionisti abbiamo studiato, biologi, chimici, tutto quello che serviva
per creare questa meravigliosa idea. Sì. Io sono uno che mi sono messo 40.000 capelli in testa. 40.000 capelli? Sì, più o meno. Sono 40.000 capelli. Sì, e se li hai procurati in che modo questi 40.000 Beh, capelli? Questi sono capelli di donatori, che c'è un mercato, che c'è una vendita, un acquisto di capelli, una vendita. Gente che vendi i propri capelli? Sì, vendi i propri capelli. Ci sono mercati giù in Sicilia, nelle Puglie. Perché pensavo si prendessero dei cadaveri. In Sardegna. No. Cadaveri no, okay. Sono morti quelli. E come funziona? Questo è un parrucchino? Cioè, posso no. toccarlo innanzitutto? Sì, prego. Ah, è venuto via. No. No. Cioè, il parrucchino è una battuta ironica che può servire, però sì. Il parrucchino lo si vede sì. E in determinate occasioni può avere delle problematiche proprio di venire via. Sì. Mentre questi capelli uno può fare il bagno, la doccia, può vivere continuamente, può toccare, non si sente quello che uno ha fatto. Certo. E sono capelli veri, da poter fare quello che uno vuole. Questo e vengono è molto importante. Messi uno per uno i 40.000 capelli? Vengono, come no, vengono distribuiti tramite un componente attivo che va a contatto diretto sulla parte parzialmente calva o totalmente calva, dipende come l'individuo. Però una volta che c'è questa, una cosa che mi chiedo io, una volta che c'è questa, questo parrucchino, questa zolla incollata, diciamo, questo componente attivo, sì. eccetera, nel frattempo sotto magari i capelli non c'erano, però quelli che c'erano continuano a ricrescere. Sì, vivono impregnandosi nel materiale di ancoraggio, vivono insieme. Dopodiché cioè non... però a un certo punto il parrucchino comincia a salire, dici cosa c'ha? No, non sale perché non c'è un fricchio alto. Cioè, il concetto del sistema non chirurgico... Sì. Questo materiale che tiene ancorato il cuoio capelluto e il capello che noi andiamo a integrare sì. dà la possibilità di non rimuoversi, perché uh-huh. questo è un impianto che rimane direttamente saldato sull'epidermide. Diciamo uno viene da lei, si mette questo parrucchino ed è posto per tutta la vita. Cioè che lo sia posto tutta la vita no, perché è condizionato a un taglio, una persona che può andare cioè, dal proprio... Un momento, questi capelli finti crescono? No, questi non crescono. E perché l'unico... il taglio? Il taglio è per adattare quelli che crescono a quelli che non crescono. Quelli che crescono sotto? No, quelli che attorno. Crescono al parietale, perché uh-huh. la parte calva di un soggetto non è mai nella parte solo superiore, sì. può essere nella parte posteriore, nella parte anteriore, può essere totalmente, allora se totalmente non c'è nessun problema di andare dal parrucchiere, perché si fa un taglio certo. e quello può rimanere, eventualmente nel tempo si può anche accorciarlo il taglio, sì. mentre in un impianto di capelli dove abbiamo una corona ci sono degli altri capelli, bisogna adattare il taglio dei capelli che crescono a quelli che non crescono. E mediamente quindi uno che subisce diciamo, il suo trattamento, ogni quanto deve tornare da lei per adattare? Ma lui può, non è condizionato a venire da noi, può andare dal suo parrucchiere, può venire da noi se non vuol scoprire il suo segreto, sì. perché tante persone non sanno che si sono messi i capelli, la madre non sa del figlio, la moglie non sa del marito, perché è un sistema tecnologico che non si vede, non si sente, uno può fare quello che vuole, però non è condizionato a venire da noi perché può andare anche dal proprio parrucchiere a farsi tagliare i capelli. Il parrucchiere però le deve dire, guarda che mi sono messi i capelli, non tagliarmi i capelli che crescono, perché se mi taglio i capelli che crescono dopo rimangono più corti. Certo, ma avete dei VIP che vengono nella vostra clinica, beh, diciamo? Ce ne sono VIP, sì. giocatori di Serie A, piloti di Formula 1, cantanti, presentatori, una cosa che mi chiedo, comici. No, non dica presentatori indicando me, quindi sono i miei capelli, cioè, non ho... No, di questi problemi diciamo, però una cosa che mi chiedo è, adesso va di moda anche, io vedo i consiglieri di D'Alema, molti attori, va di moda anche il cuoio capelluto rasato completamente, no? Beh, Pantani, eccetera. Può essere spunto per delle battute di spirito, ad esempio. Io mi provo a immaginare, io ho pensato che se fossi calvo, una sì. ragazza mi dicesse, ma sei calvo? Io le direi, no, non sono calvo, è il mio nuovo cappello di carne. Beh, questo uno, è una buona idea, può, no? È un'idea può, geniale. Può cavarsi anche, insomma, queste sono foto di, non di suoi clienti, ovviamente, sono personaggi famosi, su quelle lì ha voluto sperimentare. Sì, no? Li abbiamo costruiti facendo vedere come stanno con i propri capelli, con sì. la propria calvizie. Sì, esatto, vediamo questo, se si vede, non so, questo chi è? Questo è Pantani. Perché non lo vedo, da sopra. Bellissimo. Questo è Pantani. Grande campione. Grande campione, grandissimo campione, romagnolo come me, quindi lo sostengo romagnolo, anche per questo. Sì. E con i capelli. Questo invece è Pantani con i capelli. Venderebbe più forte con i capelli. Andrebbe più forte con i capelli? No, forse no, credo il contrario. Perché loro sono sempre glabri, cercano di... Adesso si mette la bandana. Il CX. Allora. Ah, si mette la bandana. Ok. Abbiamo fatto un lavoro magico. Questo è Richard Gere. Questo è Richard Gere, con i suoi capelli però, questi sono i capelli di Richard Gere. Sì, esatto, lui in originale. Ah, sì, e quindi? Io adesso abbiamo... Ah, Richard Gere senza, come sarebbe senza? Come sarebbe con i capelli di questo grande uomo, famoso uomo, che è Ricci. Ah, che è Antonio Ricci? Sì, ah, esatto. Come sarebbe Richard Gere con i capelli di Antonio Ricci, vediamo. Ah, ok. Sì. Poi c'è
Antonio Ricci. E Antonio Ricci come con i capelli di Richard Gere. Ecco Antonio Ricci. Bellissimo uomo. Con i capelli di Richard Gere. Ringiovanissimi 10 anni. Questo invece è Paolo Brosio. Paolo Brosio, come sarebbe, questo è senza capelli, come sarebbe con i capelli, eccolo qua. Va bene, qui siamo un po' nosferato con questi capelli, ma comunque... Sì, beh, non è venuto bene come venuto lavoro. Benissimo. Però se lo facessimo in originale verrebbe naturale, verrebbe benissimo. D'accordo, va bene, io la ringrazio di questa cosa, spero di non avere mai bisogno della sua idea meravigliosa, però noi siamo disponibili. So a chi rivolgermi. Ti do l'indirizzo, il numero di telefono. La ringrazio, è stato squisito. Okay. Sesele, ragazzi. C'erano 6 bambini nella nostra famiglia, uno per ogni sesso. Signora, come va? Buonasera, signor Daniele. Questa volta sono venuta a chiederle qualcosa di veramente speciale. Mi lasci indovinare. In vista dell'estate le vorrei una piccola villetta con anfiteatro a Taormina e ha bisogno di un piccolo mutuo. Beh, signora, non c'è nessun problema. Grazie a Tempofin, la speciale convenzione di Tempo Casa con Unicredit Italiano e San Paolo IMI. Con questa convenzione, ottenere un mutuo esclusivo per l'acquisto della sua casa sarà la cosa più facile del mondo. No, guardi, io e mio marito ci siamo decisi al grande passo e vorremmo un'abitazione in centro con vista panoramica. Per esempio, quella alle sue spalle sarebbe l'ideale. No, questa gliela sconsiglio. Gli ascensori sono sempre un po' troppo affollati. Vedrà comunque il gas a Tempo Casa, la nostra grande rete di intermediazioni immobiliari in franchising, e riuscirà sicuramente a trovare la soluzione che fa il caso suo. Che volevo un'abitazione con vista panoramica, in centro e possibilmente in Italia. Aspetti, mi lasci digitare un attimo. Ecco qua, 19 proposte immobiliari che Tempo Casa le ha subito rintracciato. Tutti appartamenti con vista panoramica, all'ultimo piano, in pieno centro. Davvero? Non ci posso credere, un appartamento in pieno centro, all'ultimo piano e con vista panoramica, è meraviglioso. Ma c'è abbastanza spazio? Signora, con Tempo Casa lo spazio non è mai un problema. Tempo Casa è il punto d'incontro per chi vende e per chi compra. Oh, sa, noi abbiamo tanti cani e di conseguenza abbiamo bisogno di spazio. Sono elettrizzato in questo momento, è venuto a trovarci un ospite di levatura mondiale, una grandissima attrice di origine americana, viene dall'America e qui in Italia a presentare il suo ultimo film. Con i suoi film ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ci ha fatto volare sull'aria della fantasia. Accogliamola con un grandissimo applauso. Nice to meet you, thank you very much, grazie, grazie. Oh, come sapete, ad aprile o poco più tardi dovremo andare a votare per il referendum sulla nuova legge elettorale, se non che il governo nel frattempo ha fatto 2 nuove proposte di legge sulla legge elettorale, quindi probabilmente molti dicono sarà inutile andare a votare a questi referendum. Io qui mando una lista dei 5 buoni motivi per cui è opportuno andare a votare al prossimo referendum. La possibilità di fare un respirone nelle aule della vostra vecchia scuola elementare. Votare il referendum è un buon allenamento per quando dovrete votare i telegatti. Il divertimento di entrare in cabina, togliersi i pantaloni e mostrarli ai commissari dicendo «Ne avete di una taglia più piccola?». È opportuno votare il referendum così vi sentirete personalmente coinvolti quando la nuova legge elettorale farà acqua da tutte le parti. E l'ultimo buon motivo per votare il referendum, matite gratis! Sentiamo un'opinione importante. Tu voterai il referendum, Elver? Sì o no? Sì o no? Sì o no? Grazie, Elver. Il prossimo ospite è il leader di un gruppo che ha vinto ai prestigiosi MTV Music Awards recentemente. È con noi Morgan dei Blue Vertigo.
Buonasera. Ciao Morgan, grazie di essere venuto qui da noi questa sera. Come ti va la vita in generale in questo momento? Devo dire molto strana. Molto strana perché? Succedono un po' di cose. Ad esempio? Ad esempio tu cosa hai detto, MTV Music Awards? Non è vero questo, sì? Sì, sì, verissimo. È una cosa prestigiosa, complimenti, perché è un grandissimo riconoscimento, no? Credo che tenga conto dei gusti del pubblico anche, fra l'altro, un po' strano, insomma. Un gruppo giovane, insomma, una cosa bella. Nel senso che non riesco mai a capire quando una cosa mi piace veramente al momento. Per cui ci sto riflettendo. Magari. Ne parliamo adesso. Ne parliamo adesso, ad esempio? Ad esempio non mi è piaciuta per niente la musica che c'era, insomma, alla fine non sono riuscito a divertirmi lì dentro. No? Che tipo di musica ti piace? Fra quella che senti? Trovo che la musica internazionale in questo momento è abbastanza, sì, abbastanza triste. Per cui. Però c'erano anche tante cose simpatiche, c'erano le Spice Girls sedute davanti a me, c'era dicono che sono carine, poi c'era Armani. Dicono, a te non sono piaciute? Dal vivo sono peggio. Poi c'era Armani che non trovava posto, poi però l'ho incontrato e gli ho detto: Giorgio, non preoccuparti, ero seduto io al suo posto. Tu vai spesso al cinema? Ti piace il cinema? Sì, molto. Mi piace il cinema, ho tanti interessi e mi piace leggere cose magari che molti valutano un po' troppo, come dire, non so se dire colte o cose di questo tipo. Nonostante questa apparenza esiste comunque una vita che non è, diciamo, quella culturale, che poi adesso mi stanno anche un po' mettendo addosso, questo disturba molto. Chi gli sta mettendo addosso questa cosa? L'idea che, appunto, come anche in questo momento, insomma, rispondere di te, eccetera, è difficile, perché io comunque rimango un individuo normale, cioè, nonostante mi diverta giocare nello spettacolo, con lo spettacolo, perché lo trovo naturale, ecco, cerco di portare questa naturalezza là dentro. Ed è difficilissimo portare la naturalezza nello spettacolo. Infatti, per esempio, questa bottiglia d'acqua prima mi dicevano: ma perché non la lasci giù? Beh, voglio avere una cosa. Se hai sete, perché non puoi bere, certo. Appunto. Io ho questa caraffina qui, vedi quella cosa baracuta. Chi ti corre dietro? Non è il tempo che vogliamo, in effetti. Diciamo che forse sono nuovo del settore, tra qualche anno diventerò più, come dire, più veloce anche nelle risposte. Stai preparando un nuovo disco? Sì. Qualcosa? Quando uscirà? Il terzo disco dei Blu Vertigo, sì. Uscirà in aprile, dovrebbe... Perché ridete? Per ridete? No, stiamo facendo una scena. Forse per come ti sei messo a sedere. Ah, beh, certo. In questo modo così. Okay. No, è importante, il terzo disco è sempre molto difficile da fare, mi dicono quelli che ne hanno già fatti almeno 5, e per cui dovrebbe uscire in aprile. Tutto questo è un progetto della nostra casa discografica, poi se è la realtà è un altro argomento. Sai già come si intitolerà? No. Perché? Perché se lo sapessi, com'era? Morgan del Blu Vertigo. Roberto Benigni, candidato a 7 Oscar con un film sull'Olocausto. Molte le polemiche. Abbiamo voluto sentire l'opinione di uno dei diretti interessati. L'abbiamo raggiunto in una località segreta. È con noi Adolf Hitler. Adolf Hitler, dittatore, uomo di spettacolo, collega. Com'è diventato dittatore, dottor Hitler? Rispondendo a un'inserzione del Corriere della Sera. Cercavano qualcuno che scatenasse la Seconda Guerra Mondiale in maniera creativa, invadendo la Polonia, campi di concentramento, camere a gas e tutto il resto, in modo che poi Roberto Benigni potesse ricavarne un film comico. Io mi sono presentato perché ho sempre avuto un talento artistico, non dimentichi che ho frequentato l'Accademia di Belle Arti, sì, dove però non riuscii mai a diplomarsi. È vero, mi bocciarono all'esame finale, era una scuola prestigiosa, molto selettiva. E lo sarebbe tuttora se non l'avessi fatta radere al suolo dalle SS. Ah, le terribili SS. È vero che non erano seconde a nessuno in quanto a crudeltà mentale? È vero, gli autori di Buona Domenica non erano ancora nati. Pur non condividendo la loro politica estera, ho sempre pensato che comunque i nazisti fossero dei grandi stilisti di moda. Quei pantaloni, quei cappotti. Chi disegnava i modelli? Io. Ed è stata la cosa che mi ha dato più soddisfazione in assoluto. Io sono stato il visionario che negli anni 40 propose colori pastello per l'uomo. Ed è così che vorrei essere ricordato, come il visionario che negli anni 40 propose colori pastello per l'uomo. L'amore. Qual è il suo rapporto con l'amore, dottor Hitler?
o in fondo non sono altro che un caro, vecchio, inguaribile romantico. L'amore per me è il più efficace lassativo che esista oggi in commercio. Una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti. Quale sogno vorrebbe fare questa notte, dottor Hitler? Vorrei fare il sogno che faccio sempre da qualche tempo a questa parte. Sogno che faccio l'amore con Sabrina Ferilli. Ah, se solo una cosa del genere potesse diventare realtà. Ci pensa, io, Adolf Hitler, che faccio l'amore con Sabrina Ferilli. Non me lo laverei più per un anno. Ha un appello da fare ai nostri ascoltatori in chiusura, dottor Hitler. Un appello? Sì, ed è questo. Visto come vanno le cose nel mondo, non sono ancora riabilitato. Grazie, dottor Hitler. Bene, volevo ricordarvi che Barracuda la prossima settimana non c'è. Noi ci rivediamo martedì, attenzione, martedì, non mercoledì, martedì 2 marzo. A presto. Oh, la Camera ha bocciato l'articolo di legge sulla fecondazione eterologa. Chiuderanno le banche del seme. Addio alla mia paghetta settimanale. Gianfranco Fini, leader dell'Alleanza Nazionale, andrà in pellegrinaggio al campo di concentramento di Auschwitz. Sì, renderà omaggio alla salma di un suo zio che in quel campo è morto, cadendo da una torretta. Veniamo quindi allora a una notizia rosa. Flavio Briatore ha una love story con Naomi Campbell, come tutti. Questi sono Pete e Alleluia, due pesciolini cui sono molto affezionato. Me li regalò una mia ex fidanzata. Era una ragazza che mi diceva sempre: se mi lasci mi ammazzo. E così un giorno l'ho lasciata. L'altro giorno l'ho rincontrata e le ho detto: ehi, credevo avessimo un accordo.